ragazzi, sono tornati carichi di parte del canale, siamo arrivati al weekend, quindi in questi giorni faremo tante notizie molto molto aggiornate sul calciomercato, perché si stanno muovendo diversi tasselli e come dicevo ieri è partita anche la trattativa con Arnautovic scambiando Lugani e poi tante diatribe per il discorso dei difensori, perché non è ancora sicuro che arriveremo su Koulibaly e quindi la Juve si è mossa su altre piste, sono parecchie. Parto con i saluti come sempre prima, ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, questa Romagna vi accoglie con grandi abbracci e grande carica. Un altro ringraziamento speciale che va invece a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, partiamo subito col dire che è una notizia appunto di 20 minuti fa, ma ne avevo già parlato anche ieri, quindi ve la riconfermo, è appurato ormai che Rugani non fa più parte del progetto Allegri. E quindi verrà probabilmente girato al Bologna come pedina di scambio per arrivare a Arnautovic. La Juve purtroppo in questa sessione di mercato non può permettersi di, diciamo, di comprare cartellini senza cedere, ovviamente anche perché non è che abbiamo fatturato chissà quanto l'anno scorso, non abbiamo vinto nessun trofeo, quindi diciamo che anche quello non ha aiutato, no? Ad avere anche magari degli aiuti, eccetera. Quindi ovviamente il modo migliore per fare mercato è quello di cedere o scambiare, purtroppo. Poi magari il prossimo anno, arrivando magari ai quarti di finale, avendo più soldi da gestire, riusciremo a fare altri colpi. E quindi vediamo cosa accadrà da questo punto di vista. Chiaramente farebbe comodo Arnautovic, quindi a sto punto a me non dispiacerebbe averlo lì in più. Come Divo Corighi per il Milan, però con la differenza che Arnautovic secondo me segna molto di più, è già abituato alla Serie A. 21 Origi l'abbiamo visto anche abbastanza in calo a livello di goal scoring, nelle stagioni dove ha fatto tanto, mi pare che abbia fatto 9-10 gol al massimo. È un giocatore che appunto apre spazi in area, e Arnautovic è un altro di quelli che ha una grande esperienza internazionale e quindi in questo momento potrebbe veramente farci comodo e ripeto, potrebbe essere un nome di quelli sottovalutati che però non ha fame, come ha detto anche l'amico Davide nei commenti, ha una fame di raggiungere i risultati e di dare tutto per la maglia e non tutti sono disposti a farlo. Quindi quando tu trovi quei giocatori lì hai già la metà della fatta, quindi speriamo anche che Di Maria abbia questa voglia, questa fame e Pogba di dimostrare di nuovo che è un grande giocatore visto che è tornato e magari vuole ripetere i fasti di un tempo. Per quel che riguarda la difesa invece c'è questo problema abbastanza paradossale, che la Juve è sicura di volere Koulibaly, farà di tutto per prenderlo, però ha già creato dei piani B, C e D se la trattativa dovesse naufragare, quindi aspettiamoci altre sorprese. Gli altri nomi in lista sono quelli di Kimpembe, ne avevamo parlato dal PSG, Milenkovic, Gabriel e Bremer su tutti, però attenzione anche alla pista Marin, Rafa Marin del Real Madrid, perché quest'altro anno, tra un anno, andrà in scadenza e i Blancos non stanno ancora diciamo, cercando di rinnovarlo. Un giocatore classe 2002, 19enne, quindi farà 20 anni quest'anno, quindi ovviamente sarà difficile che Allegri prediliga un giovanotto, visto che comunque non ha fatto giocare neanche Dragusin e altri. Però diciamo che è rimasta anche nel taccuino di Cherubini, che è un grande scopritore di talenti, ricordiamocelo, che aveva scoperto altri grandi giocatori come Haaland. Potrebbe farsi tentare da prendere quello, perché magari è un'alternativa low cost che tu puoi allevare in casa, puoi fargli fare esperienza con Montero o con Brambilla e magari ti diventa un grande giocatore. Quindi attenzione anche a questa pista. Ovviamente quelle più incrinate sono quelle di Bremer per il discorso dell'Inter, perché Marotta si è fatto avanti prima e hanno già l'offerta e l'accordo del giocatore. E poi Milenkovic, perché in questo momento sembra voler rimanere alla Fiorentina. Non ci sono grandissimi diciamo club pretendenti per il giocatore, però diciamo che Milenkovic forse resterà un altro anno e la scadenza del contratto mi sembra sia 2024, quindi bisogna cercare anche di abbassare il valore del cartellino, anche perché la Fiorentina non ha dimostrato di voler accettare contropartite tecniche in questo momento e quindi si fa un po' in alto mare la trattativa. Vediamo, secondo me in questo momento qui i più probabili sono Gabriel e a sto punto Kimpembe, perché comunque possiamo dare sicuramente qualcuno al PSG per avere lui. La cosa che mi fa invece insospettire per quanto riguarda il centrocampo è che non si fanno più nomi. Paredes sembra mai arenato, Kostic per la fascia sinistra che era fondamentale non se ne sta parlando, però in compenso si sta parlando tantissimo di Zaniolo, giocatore che anche a detta di Juventus 2024 è un promesso sposo assoluto della Juventus, quindi l'affare si parla, lo dicono anche a Roma, lo dice anche addirittura Mourinho tramite il suo entourage. Quindi è molto probabile. L'unico problema qual è? Che la Roma continua a giochicchiare con la cifra del valore del cartellino. Prima era 50, poi è diventato 60 e adesso sembra non volesse schiodare da lì. Ecco perché la Juve vuole inserire la contropartita tecnica per abbassare il valore del cartellino almeno di 20 milioni. Però il problema è che chi ci puoi mettere? Abbiamo parlato di Zaccaria, abbiamo parlato di Arthur, abbiamo parlato di Cuadrado.
Però le contropartite della Juve non è che valgano più di tanto, forse solo Arthur che ne vale 30 ed è l'unico che potrebbe abbassare molto. Zaccaria non più di 5-10, Cuadrado non più di 10, quindi comunque tu dovresti versare nella cassa della Roma una bella cifra. Chiaramente se poi fai l'affare come Locatelli, che lo dilazioni negli anni, nel tempo, in un quinquennale, ovvio che è molto più facile, magari fai il prestito secco, oppure sì, 2 anni. E poi dopo comincia a pagarlo dal terzo. Potrebbe anche funzionare come tattica. Comunque, sicuramente posso garantire al 99% Zaniolo sarà un giocatore della Juve. Quindi è un altro di quelli che potrà essere aggiunto alla lista di Pogba e Di Maria. Obiettivamente non posso darvi ancora l'ufficialità perché non c'è, però a detta di tutti gli addetti al lavoro è un giocatore che molto probabilmente vestirà la maglia della Juve, anche perché è nel mirino di Allegri già da un bel po' di tempo, già da forse un annetto o due. E quindi potrebbe essere l'anno giusto, il 2023, per portarlo alla nostra corte. Quindi ecco, questo è un altro giocatore che lo so che non è un fenomeno, però è un giocatore che ti puoi costruire in casa, te lo puoi coltivare, lo puoi rafforzare fisicamente, ci vorrebbe veramente un altro tipo di preparatore atletico, non Folletti, e soprattutto devi dargli qualcuno di specifico che stia addosso a lui e che lo alleni anche in disparte, non soltanto con la squadra. Per continuare a potenziare i suoi quadricipiti e comunque il ginocchio, dove ho avuto tanti problemi. Se tu hai qualcuno che gli sta addosso, lo tampina a livello fisico, secondo me Zaniolo comunque alla lunga può diventare uno dei più forti in Italia nel suo ruolo. E poi perché no, dirlo su anche in Europa, perché ricordiamoci che il talento c'è, è un giocatore che comunque fa tanti assist, segna abbastanza. Questa ultima stagione, diciamo, lasciamola un po' a parte, che si è esploso alla fine, diciamo, soprattutto in Conference League, perché in campionato ha fatto fatica. Però alla Juve potrebbe maturare, bisogna aiutarlo, bisogna stargli vicino, ripeto, bisogna fare quello con cui, che stiamo facendo con Locatelli e che abbiamo fatto con Chiesa e poi augurarci che sia integro, che non si spezzi più come una foglia, perché altrimenti l'investimento di 60 milioni per uno così, che poi non gioca, rimane ai box, sarebbe veramente, veramente deleterio. Ecco, quindi chiudendo il cerchio, diciamo, questi sono i nomi che si stanno facendo nel panorama juventino in questi momenti, diciamo, a un'ora dal momento in cui parlo. Quindi, da qui in poi, magari nel pomeriggio, nella sera, cambieranno altre cose, quindi mi direte: guarda Stefano, Stivello, mi hanno detto questo, in realtà non c'è questa contropartita, c'è quest'altra, in realtà questo nome non c'è più, parlano di quello, quindi ci aggiorneremo strada facendo ogni volta che arriva qualche notizia. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel pollice lato alto come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto ragazzi, vi raccomando, vi riversate nel canale, tornerà anche l'altro format di cui volevo parlare, di Lady Scoop, quindi gli ospiti fissi saranno lei, Gianluigi, Fabrizio e Francesco. E quindi mi raccomando, seguite questo format, ci sarà tutti i pomeriggi, più o meno alla stessa ora, alle 2 italiane. Ciao ragazzi!